Azione! Ma che cazzo dice? Ma voleva mettere lì sotto? No. Voleva fare un buco nel pavimento e fare una fossa? No, assolutamente no. Dove l'ha portata? Da nessuna parte. L'ha gettata in... Ma che cazzo vuole da me? La festa era da un certo Doty. Lo conoscevi tu. Io soltanto di vista. Conoscevo la moglie. E ti ho incontrata lì. Eri in piedi davanti alla finestra, ti ho sorriso. E con mia grande sorpresa hai restituito il sorriso. Ti piacevo. E te l'ho stupito. Mi trovavi attraente. Come al solito. Ecco qui, ragazzi, senza pera. E mi raccomando, alla goccia. Ma stai scherzando? E piantala un po' giù. Signori, alle 8. Alle 8. Alle 8. Giù. Alle 8. Bravo. Cheers. Cheers. Oddio, con la biondina continua a guardarmi. Signori, si balla. Ma tu mi parli di stimoli. Che non mi guardi da quando ci conosciamo. Forse avrò trovato... Cosa? Forse non c'è più niente di bello da vedere. Zitto! Zitto! Devi dire a tuo padre che ti licenzi entro le 8 di domani mattina. E di persona. Lo hai promesso, siamo anche andati al 111 club. Va bene, andiamo. Io ho cambiato due volte il numero di cellulare. Tu comunque sei riuscito a rintracciarmi. Sei venuto a vivere a Roma e dici che sono stato io a dirtelo. Tu mi fai gli appostamenti sotto casa, mi lasci i libri, mi inviti a cena senza nessun motivo. Ma che cazzo vuoi da me? Dimmelo, che cazzo vuoi? Ma tu non ragioni del fatto che io potrei avere anche una vita privata? Non ci pensi a perché non ti rispondo, a perché non ti scrivo, a tutte le stronzate che mi dici tu? Ora, o io ti prendo a schiaffi, oppure tu mi chiedi scusa. Tu mi chiedi scusa, prepari la valigia e te ne vai. Te ne torni da dove cazzo sei venuto, per non farti rivedere né sentire mai più. Tu sei pazzo. Tu sei malato. Non mi rompere più i coglioni. A bere? No, no. Io non esco mai. E non mi piace la gente. Io odio la gente. Anch'io odio la gente. Andiamo giù. Li odiamo insieme. Dai. Che cazzo? Ti ha chiamato? Vivi con cosa adesso? Sì, vivo con Paolo, Camilla. Vivo con Paolo, sì. Ah, è vero, Paolo. Sì. Paolo, scusa. Senti, Camilla, che vuoi? No, non ci sentiamo da tantissimo. Cos'è che stai... No, per cortesia. No, volevo solo assicurarmi che fossi vivo. E lo sono, lo vedi? Ciao. No. Ma io non sto dicendo di non amare gli animali, né tantomeno di non voler assolvere i compiti meno ingrati. È che non capisco perché sono due settimane che tutti mi trattano come un cretino. Uno che non può fare niente di meglio che pulire le gabbie dei gatti. Amore, è una fondazione che si occupa dei diritti degli animali. È normale che tu debba accudirli, ok? Ma sì, ma lo so, è la tua amica Jasmine. Yamira. Che... Vabbè, fa lo stesso. Dai. No, non fa lo stesso. È come se te ti chiamassero invece di Ugo, Pluto. Beh, non sarebbe male. Pluto, come il grande Aldair. Ma quanto sei... Julie! Io mi chiedo cosa ce l'hai a fare a tutte quelle camicie se tanto poi metti sempre la stessa. Vai, riassettali, datti un po' una pulita. Fossi in te mi farei anche la barba, fra l'altro. La sentenza è definitiva. Senti, basta, che cazzo vuoi da me? Spiegamelo, che cazzo vuoi? Sapere se per caso c'è un legame tra la stravagante situazione tentativa di Petrozzini e il crollo verticale delle Smart Trucks. Ascoltami bene. Tu non hai idea del casino in cui ti stai infilando. Stai fuori dalla mia banda.